Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Questo è un video di aggiornamento sul progetto W12, del quale ho parlato qualche tempo fa. Vedremo a che punto sono, dove sono arrivati e in particolare ti segnalerò l'ultima occasione per partecipare e avere accesso ad un account premium che dà diritto a ricevere gli airdrop periodici. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, come sai, ci tengo la massima trasparenza. Questo video è stato sponsorizzato da W12, ma ho accettato solamente perché ritengo il progetto veramente valido. È il terzo video che faccio per loro e continuiamo a lavorare proprio perché vedo l'evoluzione del progetto, ci sono buoni fondamentali secondo me. Prima che pensi che io sia un oscillatore, ci tengo a ricordarti che ricevo settimanalmente moltissime richieste per fare delle review video, ma respingo la maggior parte di esse perché non vedo nessun valore. Invece, secondo me, W12 è un progetto valido con buone fondamenta e ho deciso appunto di proporlo a tutti i miei spettatori qui su YouTube e su Turbolab.it. Ciò premesso, io non sono un consulente finanziario, ma sono un tecnico informatico, quindi questo video non costituisce assolutamente un consiglio per l'investimento. Ti raccomando di approfondire l'argomento in prima persona prima di decidere di versare dei capitali. Che cos'è W12? È una piattaforma smart contract finalizzata alla raccolta e alla gestione dei capitali per le startup. Non entrerò nel super specifico proprio perché trovi tutti i dettagli nella review precedente che ho fatto qua sopra, però rapidissimamente ricordiamo che appunto che cosa stanno facendo? Affrontano un problema molto concreto, ovvero la raccolta di capitali e le garanzie legate alla raccolta di capitali. Che cosa è successo? Tutti bene sappiamo che con le ICO gli investitori si lanciavano nel acquistare token di varie piattaforme. Sono quindi arrivati anche i truffatori che hanno iniziato ad approfittarsene rubando tantissime monete senza mai concretizzare nulla. W12 affronta questo problema in che modo? Tramite degli smart contract che consentono agli investitori di ritirare la propria partecipazione se le startup che hanno finanziato non raggiungono determinati obiettivi. Come funziona in particolare? Le startup si propongono sulla piattaforma, decidono quali sono i traguardi che dovranno raggiungere e secondo quali tempi, e lo smart contract sblocca e invia a loro, li rende disponibili i gettoni e le partecipazioni degli investitori solamente una volta che hanno raggiunto questi obiettivi. Ci sono tre modi sostanzialmente di verificare che effettivamente gli obiettivi siano stati raggiunti. Prima modalità, l'utente decide in autonomia se l'obiettivo è stato raggiunto o meno e decide di ritirare il proprio capitale se per caso, per qualsiasi criterio soggettivo, ritiene che non sia stato centrato l'obiettivo. Seconda modalità, ci sono degli oracoli, ovvero un gruppo di persone che sono generalmente persone fidate di autorità, come possono essere avvocati, notai, eccetera, che certifica il raggiungimento dell'obiettivo. Terza modalità, il 51% di chi ha partecipato a un determinato progetto decide se l'obiettivo è stato raggiunto o meno. Se decide di no, tutti gli utenti rientrano dei propri capitali. Questo discorso si estende anche al STO, quindi Secure Token Offering, però si va fuori anche dal mondo cripto. Ad esempio, il progetto W12 sta cercando di migliorare anche tutto il flusso legato alla charity, quindi ai progetti di solidarietà, che in questo momento sono caratterizzati da una perdita e dei costi importanti, ovvero ogni euro donato ne viene circa speso la metà tra costi di formazione, gestione e marketing. Bene, da quando ho fatto la review l'anno scorso il progetto è migliorato tantissimo. Hanno innanzitutto completato e raggiunto il soft cap della ICO, quindi il progetto è stato completamente finanziato. Sono stati impegnati lavorando a testa bassa sul miglioramento del progetto e stanno per lanciare la piattaforma in formato definitivo. Nel frattempo è pronta la testnet nella quale svolgere il collaudo di tutti gli smart contract proprio in vista del rilascio della versione pubblica definitiva. È stata lanciata anche la prima piattaforma che si chiama crowdbuilding.io. È un progettino molto interessante, di fatto consente a noi investitori di acquistare un minimo di un solo metro quadrato in una proprietà immobiliare che deve essere ancora costruita. Però qual è la differenza rispetto ai modelli classici? Che in questo caso il costruttore, quindi l'azienda che sta costruendo l'immobile, l'ufficio, la villa, la casetta, riceverà il finanziamento raccolto man mano che raggiungerà l'obiettivo, quindi secondo la formula a step che abbiamo appena individuato. In particolare il primo step potrebbe essere gettare le fondamenta, quindi se le fondamenta sono state gettate verranno appunto finanziate le fondamenta. Una volta che raggiungono il primo piano,
sbloccheranno i finanziamenti e la parte di finanziamento per il primo piano e così via via fino a costruire tutto lo stabile. Quindi un progettino molto interessante da tenere d'occhio, proprio perché possiamo investire in immobili senza bisogno di staccare il nostro culetto santo dalla sedia. Per quanto riguarda W12, il progetto stesso sta per esordire sugli exchange. Questo dovrebbe avvenire durante la terza settimana di marzo, quindi sarà effettivamente trovabile il simbolo W12 in alcuni exchange e potrà essere contrattato, quindi venduto e comprato sul mercato. Questo significa anche che è l'ultima possibilità per acquistare l'account premium. Che cosa sono gli account premium? Di fatto, chi acquista riceve quota parte di tutti i token raccolti sulla piattaforma. Quindi io ad esempio sono un detentore di un account premium, riceverò in quota proporzionale a quanti token W12 detengo una parte dei token versati dalle piattaforme che appunto stanno accedendo al listing sul W12. Questi token verranno distribuiti con la formula dell'airdrop. Ne è già stato fatto uno importante a dicembre 2018, durante i quali l'azienda ha distribuito $250,000 di valore in token. Ne sta per arrivare il secondo, in particolare l'11 marzo, tutti i detentori di un account premium riceveranno 2.7 milioni di dollari in token, quindi una valorizzazione veramente enorme. Però appunto è importante attivarsi subito se siamo interessati, proprio perché questa occasione di ottenere un account premium sta per scadere. Una delle opportunità più interessanti per gli account premium è quello steel, quindi quello acciaio, che in questo momento, proprio essendo agli sgoccioli, costa solo 1.5 Ethereum invece dei classici 2,5. Viene incluso nell'account steel, oltre alla possibilità di partecipare agli airdrop, anche un pacchetto omaggio di 4.000 token W12. Se siete interessati, vi raccomando di affrettarvi. Trovate il link per partecipare qua sotto nella descrizione del video. Se seguirete il link invece di andare direttamente sul sito, otterrete il 3% di sconto. Naturalmente, massima trasparenza, se lo farete io otterrò una commissione sul vostro acquisto grazie in anticipo. Se però non volete attribuirmi la commissione, nessun problema, andate su w12.io. Bene, cosa dire? Di nuovo, io non sono un promotore finanziario, vi raccomando di farvi un'idea chiara. Per quanto mi riguarda, però, anche nel video di inizio anno, che non era sponsorizzato, ho consigliato W12 perché lo ritengo un progetto valido. Se quindi volete dare un'occhiata, adesso è il momento giusto, perché stiamo per raggiungere questa importante deadline di scadenza degli account premium, che non saranno più acquistabili, oltre al lancio sull'exchange, che sarà sicuramente un buon momento per ottenere qualche profitto se il progetto esordirà bene. Da Zane di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto, l'hai trovato utile, ti chiedo di cliccare sul pollicione rosso mi piace che trovi qua sotto. Per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se potrai farlo. Invece, per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!